Ok, prova sì, prova sa. Allora, oggi vi voglio mostrare come praticamente emulare dei filtri Pioneer o comunque migliori di quelli inclusi in Traktor Pro, cioè nel senso come migliorare gli effetti, l'effetto filter, l'effetto filtro su Traktor Pro. In questo caso ho la versione Traktor Scratch Pro 2, però comunque vale per qualsiasi versione di Traktor, diciamo. Allora, secondo che chiudo la porta, perché dà fastidio. Allora, praticamente dobbiamo avere ovviamente un controller MIDI, nel mio caso useremo un Behringer CMD MM1 per emulare, per comandare Traktor via MIDI, protocollo MIDI, e praticamente bisognerà programmare il controller in modo che abbia questi movimenti sul programma. Ora ve lo faccio vedere. Guardate, io quando muovo la manopola che ho assegnato come filtro passaalto accade questo. Ok. Quando muovo la manopola come filtro passabasso accade questo. Ok, adesso ve lo vado a spiegare. Allora, le impostazioni sono queste. Bisogna innanzitutto prendere il, come si chiama? Bisogna prendere le impostazioni del mixer e andare su filter type, ovvero tipologia di filtro, mettere zone, quindi un filtro senza resonance, senza risonanza, senza nulla. Ok, vabbè, qua non tocchiamo nulla. Poi effetti, andiamo sugli effetti, mettiamo 4 unità di effetti e la 3 e la 4 che sono i filtri, devono essere in post fader, importantissimo, perché se no si hanno dei problemi di limiting e cose strane. Allora, i settaggi da attuare sono questi. Andiamo sul controller manager, no? Questa è la mia mappatura che magari vedo di condividere poi quando ci riesco, se avete il, come me, il CMDMM1. Però i settaggi che il controller deve avere, vabbè, alla fine questo dipende da che controller avete. Allora, intanto dobbiamo mettere due peak filter. Uno, cioè si trovano qui, peak filter è esatto, e lo selezioniamo anche di qua. Allora, cosa accade? Accade che praticamente il dry width del peak filter è a metà, ok, è a metà, invece per il passaalto, perché se no se lo mettessi al massimo si sentirebbe una brutta risonanza sui bassi e non va bene. Allora, invece il peak filter low pass, che useremo come low pass, cioè più che come low pass lo usiamo come risonanza di low pass, cioè come risonanza del filtro passabasso, perché i filtri passabasso e passalto sono sempre quelli dei canali che però in questa configurazione non si possono usare indipendentemente, ma vanno usati, cioè è come se fosse un filtro master, no? Come se c'è come quello lì che è presente sul Pioneer DJM350, alla fine diciamo che vogliamo emulare un po' quello. Allora, i settaggi di risonanza dei filtri, cioè di bandwidth, che magari poi magari un giorno spiegherò che cos'è, praticamente devono essere più o meno così a 81, ma alla fine è una mappatura che ho fatto io, poi la potete ovviamente modificare, vedere, fare come volete. E
Poi, cosa importantissima, è il tasto preset, cioè dovete assegnare un pulsante sul controller in modo che, ad esempio, quando riaprite Traktor, basta che, ad esempio, io sto muovendo queste manopole, no, le sto muovendo tutto, schiaccio il tasto preset, tac, e ritorna tutto come di default, no? Adesso ovviamente lo rimettiamo bene. No? Vabbè, questo li mettiamo. Li devo rimappare questi qua perché. Allora, poi altra cosa importante, ovvero i bassi devono stare più o meno al meno 78% di default. Succedono che io, ad esempio, muovo la manopola dei bassi sul mio controller e ce li ho al minimo. Se la giro verso sinistra, cioè adesso, ora non lo vedete, la manopola è centrale, no? È in posizione flat, cosiddetta. Se io la metto verso sinistra, c'ho un cut completo dei bassi, cioè un taglio completo dei bassi, quindi si comporta da filtro passa alto. Vabbè, e questo perché? Perché se io avessi i bassi in flat, cioè io ho messo almeno 78% perché ho fatto una prova, ovvero stessa canzone, stesso punto con i filtri inseriti, cioè con tutto questa mappatura, cioè senza inseriti, e ho fatto la comparazione con l'altra traccia, cioè l'altro deck, diciamo, virtuale, l'altro lettore virtuale di Traktor, senza effetti, senza i filtri inseriti, e ho notato che a meno 78% si sente come se i bassi fossero in flat, cioè come se ce li avessi, vedete, così, posizionati a 0%. Rimettiamo tutto com'era. E praticamente questa è la mappatura. E allora adesso devo vedere come far ascoltare bene questa mappatura. Vediamo un po'. Allora, se io registro, allora, facciamo una roba che poi tanto ovviamente questo va montato. Allora, recorder, vi faccio sentire un pezzo, vabbè, questo cancelliamo, demo, filtri, Traktor Pro, ok, è inutile appesantirlo tanto, tanto è un minuto di canzone, che ovviamente ne prendo una, ad esempio adesso come controller di browsing sto usando un NuMark, sì, che cos'è? NuMark DJ2 Go 2. DJ2 Go 2, esatto. Allora, prendiamo, che ne so. E allora, prendiamo, che ne so, vabbè, la canzone che aveva, anzi, se non ne prendiamo una di quelle di Traktor. Allora, prendiamo Tech House 2, che sono quelle lì di Traktor normali, e adesso vado a registrare 1, 2, 3, via. Andiamo avanti. Vado avanti e metto filtro. Quindi passa alto. Passa basso.
Ok, quindi allora ad esempio prendiamo un'altra canzone in cui ci sono delle parti armoniche perché i filtri si sentono molto bene, perlomeno la risonanza dei filtri si sente molto bene sulle parti armoniche. Allora, prendiamo, no, questo perché c'è il mio nome su sta canzone che non ho fatto io, non lo so. Prendiamo ad esempio questa, no? Ad esempio, adesso facciamo. Vediamo un po' dov'era. Ok, adesso lo faccio sentire bene. Anzi, ve lo faccio sentire meglio, ovviamente mutando il microfono di Windows perché se no mi prende anche i feedback e non va bene. Allora, facciamo di nuovo. Adesso vi faccio sentire prima il passa alto e poi il passa basso. Sentirete che rispetto ai filtri normali di Traktor, questi suonano veramente molto meglio. E adesso ve li faccio sentire per bene. 3, 2, 1, via il test. Ok, adesso vi faccio capire bene praticamente la cosa del fatto di mettere i filtri, no, il controllo dei bassi a meno 78%. Allora, perché meno 78% è con i filtri inseriti, come ho detto, come se fosse in flat. Allora, adesso facciamo una comparazione. Aspetta che faccio una prova. Allora, prendiamo questo punto. Carichiamo anche sull'altro deck. Ok. Allora, da questa parte sul deck A metto come si chiama? Metto praticamente l'audio con i filtri e da quest'altra proprio senza niente. Li togliamo. Ok, flat. Ok, via il test. Prima con, poi senza. Allora, 1, 2, 3, via. Ok, quindi praticamente è questo, è quanto. Se vi è piaciuto questo video, magari condividetelo, non lo so, fatemi sapere cosa ne pensate. Tra un po' troverò anche un modo per mandarvi questa mappatura, se avete, come dicevo prima, il Behringer CMD DV1 come controller MIDI. Ok, allora, adesso fermiamo registrazione.